allora la categoria è quella dei 91 plus, sopra i 91 kg. Invitiamo all'angolo blu per i Mumbai Fighters Mihail Muntean. All'angolo rosso invitiamo Michal, Olas. Sì, perfetto. Ma non c'era la testa d'aria da tutte le parti? Non c'era andata? La testa da coni? Non ce l'ho. I campioni del mondo te la devono dare. 22 anni dalla Polonia. 1,90 m, ha fermato l'ago della bilancia 96 kg netti, record personale WSB, una vittoria su un incontro disputato. All'angolo rosso salutiamo per i Dolce Gabbana Milano Thunder Mihail Olas. Di nuovo in diretta dal forum di Assago, sta per iniziare il quinto e ultimo match per i pesi massimi. Sono già sul ring per i Mumbai Fighters il moldavo Muntean, per i Dolce il Gabbana Milano Thunder il polacco Michal Olas. Ci ha raggiunto colui che è non solo il titolare dei pesi massimi, non solo il vincitore del torneo dei pesi massimi nella prima edizione, ma è anche il capitano dei Dolce Gabbana Milano Thunder. Buonasera Clemente Russo. Buonasera. Buonasera. Sei soddisfatto di quello che hanno fatto i tuoi compagni quest'oggi? Direi insomma tantissimo, di sì. Tantissimo, anche perché comunque, anche se siamo una squadra forte e competitiva, i cavalli, diciamo, le prime linee stavano a riposo stasera, quindi anche con le seconde linee ci stiamo facendo rispettare. E qui Clemente, è sempre più chiara l'impressione, insomma almeno al sottoscritto, che siate probabilmente addirittura la squadra da battere, non una delle squadre da battere, ma forse la più forte in assoluto come roster. Si parla di voi e di Baku come le due squadre che potrebbero giocarsi la vittoria. Uso il condizionale ovviamente. Alla presentazione della squadra l'ho dette queste parole. Non siamo qui per arrivare fino in fondo, siamo qui proprio per vincere. Eh sì, intanto sistemiamo sì un attimo il microfono. Effettivamente eri stato insomma molto, molto schietto, e mi pare che il roster sia davvero di qualità, perché come giustamente hai sottolineato le prime linee in effetti quest'oggi sono quasi tutte a riposo a parte Grogue, eppure il risultato c'è. Com'è questo Michal Olas? Sin qui impiegato una sola volta, ha vinto il suo match, che tipo di pugile è? È un pugile molto bravo, è giovane, ha solo 22 anni ed è abbastanza anche potente. La velocità non gli manca, forse gli manca un po' di esperienza, però comunque l'acquisirà col tempo. Eh sì, sta facendo con un avversario che io ricordo dai miei primi tornei, quindi un avversario molto esperto, questo moldavo. Che hai incontrato in passato? Non ho mai incontrato, abbiamo fatto sempre le stesse categorie, sia gli 81 kg che i 91. Molto allora, esperto ma non forte. Iniziato intanto il match, naturalmente calzoncini color oro per Olas, che è alto 190 cm, alto 192 cm Muntean. Per ciò che ti riguarda Clemente, mi pare che ti vedremo sul ring nel prossimo turno a Los Angeles.
Sì, andrò a Los Angeles, andremo a Los Angeles sperando di fare questa bella vittoria e così matematicamente siamo dentro ai quarti di finale. Eh sì, a quel punto, esatto, ormai già con il successo di oggi l'ipoteca sull'accesso ai quarti è più che seria. Sì, con un'altra vittoria è serissima. A questo punto, ecco, una volta raggiunti i quarti, sarebbe, quanto pensi che sarebbe importante conservare il primo posto? Insomma, conta qualcosa affrontare la quarta dell'altro raggruppamento sulla carta la più debole, oppure quando iniziano i playoff, insomma, quel che è successo prima non conta più? Ma sicuramente quello che è successo prima non conta più, e io credo che tante squadre hanno anche tanti pupilli, tanti cavalli vincenti nascosti e a riposo, quindi può darsi che dai playoff li mettono, li fanno salire sul ring, quindi è vero, meglio prendere Paris United che Baku, quindi quello sicuramente, però comunque ogni gara sarà dura. Eh sì, poi insomma per i Milano Thunder non sarebbe male affrontare il Paris United per provare insomma a prendersi la rivincita, anche se poi l'anno scorso nei quattro confronti diretti insomma Milano vinse in tre delle quattro occasioni. Poi sappiamo come andò insomma la storia, Milano ha soltanto sfiorato l'accesso ai playoff che l'anno scorso riguardava le prime due dei due gironi, e Parigi ha vinto il torneo. Per ciò che riguarda, ecco, la preparazione olimpica, quando inizierà la vostra vera e propria preparazione olimpica assieme agli altri ragazzi della nazionale? Mi pare al termine della regular season farete qualcosa. Io credo che sarà per fine febbraio, sì. Qualcosa quando, prima che cominciano i quarti di finale, quindi i playoff, vorremmo cominciare la vera e propria preparazione olimpica. L'altro, il resto della nazionale dei qualificati già l'ha cominciata da Assisi. Eh sì, infatti, esattamente, leggevo l'altro giorno insomma sul giornale che come si è iniziata ufficialmente insomma la marcia di avvicinamento di tutta la spedizione azzurra, di tutta la pattuglia azzurra. Vedremo quanti saranno in tutto i nostri pugili a Londra a partire dal prossimo fine luglio. Alcuni sappiamo che hanno già staccato insomma l'accesso per Londra, e Clemente Russo è stato il primo in assoluto a farlo, vincendo il torneo individuale un anno fa. Intanto è terminato il primo round, che è stato mi pare abbastanza equilibrato, però con Olas che qualcosina in più rispetto a Muntean ha effettivamente fatto. Alessandro, mi ero un attimino perso insomma così a fare due domande a Clemente Russo, mi è un pochino sfuggito questo primo round, mi pare comunque che Olas meriti di stare avanti. Ha vinto questa ripresa in maniera chiara, è stata una ripresa abbastanza equilibrata, ma quel pugile polacco ha riuscito a giudicarsi mettendo a colpo a segno qualche colpo in più. Alessandro, hai una domanda per Clemente Russo? Io Clemente ogni tanto sono duro con lui perché so che è un ragazzo delle grandi qualità, è una delle nostre tre punti di diamante insieme a Domenico Valentino e a Roberto Camarelle. Lui sa che le World Series sono molto importanti, ma quest'anno l'appuntamento fondamentale è le Olimpiadi, quindi io faccio un grosso in bocca al lupo a Clemente perché lui riesca a coronare un sogno e a realizzare tutta una carriera e conquistare una medaglia importante. Speriamo bene, grazie Alessandro, lo so che sei molto pignolo nei confronti miei soprattutto, ma comunque in tutta la box per la tua esperienza e di tutti i ring che hai calcato, di tutte le cinture che hai vinto. Io comunque te lo puoi permettere. No, ma non è che Clemente, io sono pignolo perché so che ho di fronte. Bravo intanto Olas. Che da un ragazzo che non può dare di più non si può pretendere, non si può chiedere, ma tu sei un uomo di livello mondiale e che ogni volta devi dimostrare di essere a quei livelli, e secondo il mio parere tu sei uno che anche a livello mediatico sei molto importante per il pugilato italiano, quindi dobbiamo cercare di vincere il più possibile sperando che fai una scelta di vita, di carriera, fare anche il passaggio del posto. Io spero che dopo questa Olimpiade, casomai con un bel risultato, posso fare questo passaggio del fosso, come dici tu. Vedremo. Io comunque, ecco, non sono mai stato, ahimè, pugile. Amo questa schiettezza che c'è tra voi del pugilato, che siate pugili in attività o ex pugili, non c'è mai nessun tipo di ruffianeria, dichiarazioni compiacenti, siete sempre molto molto schietti e onesti tra di voi, insomma anche a costo di essere tra virgolette duri, e questo mi piace molto. Clemente, l'obiettivo per Londra è abbastanza chiaro: migliorare
il piazzamento o la medaglia, che dire si voglia, di Pechino 2008? Il discorso è che era d'argento. C'è una cosa da fare, esatto. Non è che ce ne sono tante da scegliere. No. Una che arriva secondo, la cosa da fare è solo migliorare, quindi vincere l'oro. Sarà difficile, che comunque ci sono tanti pugili bravi nella mia categoria, e poi vengo da due stagioni con la WSB che comunque, come Alessandro ben sa, il ritmo è diverso, quello dei professionisti e quello del dilettantismo. Quindi ecco, alla fine di febbraio voglio cominciare la preparazione olimpica proprio per aumentare il ritmo, casomai mettendo anche meno potenza, ma ritornare, diciamo, il vero dilettante. Poi dopo le Olimpiadi ritorneremo a fare questo tipo di pugilato. Guarda, io penso che intanto bravo Olas, il diretto sinistro, prego Alessandro. Penso che le WSB sia molto difficile per un ragazzo combattere in questa manifestazione, perché come dice Clemente, che lui lo sta facendo, sono un tipo di pugilato completamente diverso. Quindi secondo il mio parere questa è una manifestazione che va molto bene per preparare appunto il passaggio poi al professionismo. Sì, questo io l'ho presa proprio come la prova per il professionismo. Ci sono tanti professionisti che quando passano al professionismo non possono tornare più indietro, no? Invece questa è stata una prova per me, una prova che oggi sono qui a dire mi piace, prova che sono qui a dire sono pronto per passare, per fare questo salto. Aspetto le proposte. Guarda, io ti dirò di più, che lo metterei anche di routine, un anno di prova, poi se un ragazzo capisce che non è la sua strada, di poter tornare indietro a fare il dilettante. E infatti la WSB, la caratteristica è proprio questa, che se a me non piace più fare il professionismo rimango dilettante anche per altri 4 anni. E sono assolutamente d'accordo con voi. Intanto Olas si è giustamente aggiudicato anche il secondo round. Anche io questo credo che possa essere un senso importante delle WSB, dare la possibilità a tanti pugili di capire in un anno, insomma, di prova, se sia per loro il caso di passare professionisti, ed è con un tipo di test, un banco di prova che prima non esisteva. Sotto questo aspetto credo che sia molto molto utile. Prego Alessandro. Esisteva in Francia, facevano questo tipo di pratica, un anno davano la possibilità a un ragazzo di fare un anno di professionismo, e poi se capiva che quella non era la sua strada poteva fare retromarcia e passare alle dilettante di nuovo. Non si perdevano i ragazzi in questa maniera in uno sport che è già molto duro e molto difficile, perché il pugilato, te lo può dire Clemente, è uno sport molto serio e arrivare è molto difficile. Quindi, specie il professionismo, quando poi si cominciano a fare tanti round diventa massa grande. Anche quindi. Clemente, anche a livello dilettantistico, vincere una medaglia, l'hai detto molto, molto bene tu, è difficilissimo. Anche il favorito ce la deve conquistare. Ma sicuramente. Tutte quante. E basta una serata storta, lo sappiamo bene, l'abbiamo fatto tutte e due. Basta che una cosa non funzioni e già ti limita il risultato. Un punto sui 100 punti devono stare a puntino e non va. Assolutamente, il pugilato non regala proprio nulla, nessuno, non puoi mentire sul ring se non sei preparato e sali sul ring e trovi insomma uno che invece si è ben preparato, 9 volte su 10 perdi. Questo è insomma uno degli aspetti, dei tanti aspetti belli di questo comunque sport, Fabio, meraviglioso. Di una cosa sono sicuro, che Clemente Russo, non perché sia qua presente come hai detto tu, perché c'è un grosso rispetto tra noi colleghi, io adoro la schiettezza che c'è tra di voi, l'onestà, io è bellissimo. Penso che Clemente Russo sia il fenomeno mediatico a livello italiano che possa servire per un bel rilancio del pugilato professionistico in Italia. Io ti ringrazio e cerco, lo sto cominciando a fare già con le WSB, e spero che dall'anno prossimo possiate vedermi per sempre senza canottiere e senza caschetto. Sì, questo ovviamente è l'augurio, è l'augurio che ti facciamo. Ovviamente dopo insomma Londra, prima c'è da pensare a questo specialissimo appuntamento olimpico. Clemente, tornando indietro di 4 anni, quando intanto continuiamo a seguire insomma il match, Olas sta comunque dominando, non sta concedendo nulla a Muntean. Non stiamo vedendo il meglio Olas, sì, però comunque no. È un po' stanco, l'ho visto anche in allenamento molto stanco, e comunque sai, dopo le vacanze, le festività natalizie, cioè riprendere un po' dura. Però va bene che il risultato, siamo già sul 4-0, lui vince già di 2 round, quindi di 2 punti, allora sta andando bene così. Anche se non sta brillando, va bene il risultato. Assolutamente. Dicevo, tornando indietro di 4 anni, hai qualche rimpianto per Pechino 2008 o pensi di aver fatto il massimo possibile?
Ma sicuramente non si fa mai il massimo, anche quando siamo convinti che abbiamo dato il massimo, vedendoti il combattimento per televisione dici, potevo fare quella schivata, dopo quella schivata potevo anche rientrare. Se non sei rientrato significa che non c'era la distanza, non c'era il fiato, non c'era qualche altra cosa. Però si può fare sempre il massimo. Quello che rimpiango è che quel punto che mi hanno messo sulla spalla, che gli hanno dato sulla spalla al russo, poteva anche non starci, rimanevamo sul 2-2 e poi mancava un minuto alla fine, non so come sarebbe andato. Effettivamente ci fu qualche discussione proprio per questo episodio lì. Quello che mi auguro per Londra è che ci siano giudici all'altezza, mi permetto di dire, di miglior livello di quelli che abbiamo visto agli europei di Ankara e ai mondiali di Baku, dove in qualche frangente insomma ho rabbrividito, e spero davvero che la situazione sia diversa a Londra, perché lì siamo stati credo un pochino mazziati dai giudici. Mi riferisco a Domenico Valentino, a Roberto Camarelli, insomma, mi auguro che a Londra le cose siano diverse. Soprattutto Domenico Valentino, che aveva sicuramente vinto il campionato europeo. Staremo sì, a perché vedere. Poi c'è sempre questo equivoco delle macchinette, che secondo il mio parere ha forzato completamente il modo del pugilato, perché poi le macchinette le manovra sempre l'uomo da dietro, quindi se le vogliono fare le cuffie le fanno in tutte le maniere. Bravo. Eh sì, il discorso è quello, quando c'è, non è la spada che si accende la luce rosso o blu, perché c'è un contatto elettrico, quindi l'uomo deve essere preciso e deve essere onesto e trasparente come noi pugili. Eh sì, questo ci vorrebbe, esatto. Spero che i giudici abbiano a Londra la stessa schiettezza e la stessa trasparenza che avete voi pugili o ex, insomma, quando parlate tra di voi, quando diciamo vi tra virgolette giudicate. Spero che vincano i migliori. Io Fabio ho sempre detto, quando combattevo, e sono ancora più convinto adesso che ho smesso di combattere, che se nel mondo ci fosse l'onestà, la lealtà, il rispetto che c'è tra due pugili sopra il ring, vivremo in una società migliore. Poi ecco, per chiudere su questo discorso arbitrale, mi permetto anche di il moldavo accusato, eh? Sì, sì, sì. Moldan Muntean, che è andato. Eccolo, se continua adesso. Sì, può approfittare. Seguiamo un attimo bene il match, perché può essere un buon momento per Michal Olas, che ha solo 22 anni. Ricordiamolo ancora, il suo secondo match in assoluto nelle World Series of Boxing. È uno degli 11 nuovi acquisti Olas dei Dolce & Gabbana Milano Thunder. Peraltro sono stati ufficializzati, ne approfitto allora per citarli, altri due nuovi acquisti. Il serbo Branimir Stankovic, ragazzo del 1990 che combatte nei pesi leggeri, campione nazionale nel 2011 argento ai giochi del Mediterraneo del 2009. E poi il camerunense del 1987 N'Gula Tangum Romaric, pesi massimi, alto 1,80 m. Lo hai visto allenarsi questo Romaric, Clemente? Hai avuto sì, si sta allenando già da prima di Natale insieme a noi. È arrivato quando abbiamo combattuto a Caserta, quindi il 2 di dicembre. È molto forte fisicamente, un po' rozzo tecnicamente come quasi tutti gli africani, diciamo, però molto ma molto forte. Fa male con tutte e due le mani e non sente colpi. Insomma, sì. Hanno doti naturali, dopo devono affinare la tecnica. Parte comunque ecco da una buona base sulla quale lavorare. I nostri tecnici nell'ultimo mese ci hanno lavorato e già si sta muovendo abbastanza meglio del mese scorso. Insomma, toccherà prima o poi anche a N'Gula Tangum Romaric, uno dei due nuovi acquisti assieme a Stankovic. Un altro bel destro di... Sì, intanto di Olas. E sono Olas. A questo punto 20 i pugili che compongono il roster della franchigia italiana. Ne abbiamo sin qui visti all'opera, se non erro, 13. Quest'oggi non ci sono stati insomma altri debutti assoluti, ce ne saranno ovviamente insomma ancora da qui al termine della regular season. Sarà ovviamente una formazione credo molto importante, con diverse prime linee, quella che andrà sul ring di Los Angeles, perché con la vittoria a Los Angeles si ipoteca al 100%, c'è la matematica certezza dei playoff, per cui semmai dopo la sfida di Los Angeles qualcuno dei grandi tirerà un po' il fiato, ma insomma credo che a Los Angeles mi aspetto di vedere, oltre a Clemente Russo, se starà bene fisicamente anche Domenico Valentino, mi pare di aver capito, anche l'ucraino Sergei De Revianchenko. Staremo comunque a vedere anche il quarto round in maggioranza, questo assegnato a Olas. Sul giudice lo ha
dato a Muntean. Enorme il vantaggio di Olas, insomma a questo punto Milano va verso un altro 5-0, come accadde al Palamaggio di Caserta in quella che è stata, io dico, la più bella esibizione stagionale del team italiano, sia per il livello dei match che per il pubblico caldo. Esatto, 3.000 persone, una torsida continua dall'inizio alla fine. Caserta ha proprio risposto alla grande, forse più di quanto tutti si aspettassero. Combattevano due pugili di casa come Clemente e Valentino. C'era Picardi, che da Casoria avrà portato sicuramente un sacco di gente. Tre pullman. Sì, è stata una vera festa del pugilato. Fabio, prego. Erano 3.500 persone. Ah, 3.000. Con solo una settimana di promozione. Esatto, sì. Questo è da sottolineare. Oltretutto. Comunque, oltretutto. Sai, Fabio, cos'ha di bello questa squadra che mi dà l'impressione di essere. Intanto va giù, ma. È stato spinto. Sì, solo una spinta. Una squadra molto affiatata, molto uniti, e questo è molto importante. Clemente. Io lo conosco da tanti anni, so che è l'uomo carismatico della di questa nazionale, e quindi lui è il punto di riferimento. È un ragazzo che, nonostante abbia avuto successi a livello sportivo, ha avuto successi a livello televisivo, è però un ragazzo molto serio, con la testa sulle spalle, quindi sono sicuro che darà grosse soddisfazioni al pubblico italiano. Eh sì, questo Clemente è innanzitutto un grande pugile per quel che ci interessa, ma è molto bravo non soltanto a fare il pugile, si è dimostrato molto, ma molto bravo anche quando, insomma, è stato chiamato in televisione, senza starne a citare troppo, ma io ricordo una sua presenza alla Chiambretti Show, se non erro 2 anni fa, ospite per tutta la puntata. Hai a dir poco tenuto testa, insomma, a Piero Chiambretti, alle sue battute, ti sei anche concesso un ballo con grazie, lui alla fine. Mi vuoi bene. Sei stato bravissimo, è stata una delle puntate, io credo, più riuscite di quella prima edizione del Chiambretti Show, e fu lo stesso Piero Chiambretti poi a fine anno in una conferenza stampa, insomma, a dirlo, a rimanere positivamente sorpreso dell'ospitata di Clemente Russo. Io credo che qualsiasi cosa tu faccia lo devi fare perché ti piace e perché ti diverte. A me il pugilato, io salgo sul ring non con la paura e con il timore, con quella tensione, io salgo sul ring per divertirmi e per far divertire il pubblico. E quando vado in televisione mi diverto e si faccio vede, divertire. Infatti, quindi quando cominci a non divertirti più devi abbandonare tutto e pensare ad altre cose. Bravissimo. Sono assolutamente d'accordo. Quello. Se uno quando apri la finestra per dover andare a correre o per dover andare in palestra e ti comincia a pesare e capisci che devi cambiare completamente aria. Esatto, bravo, tutto Alessandro. Il lavoro. Sì. E la televisione, come per me, è un divertimento. E Clemente è un personaggio e sarà a vendersi molto bene, e per quello che io spero con tutte le mie forze, perché amo troppo questo sport e lo vorrei vedere ai fasti di un tempo con il pallosport pieno. Tu pensa a Clemente Russo a fare un eventuale campionato europeo, un eventuale campionato del mondo a Caserta, cosa succederebbe? E allora siamo 7.000 persone. Sì, siamo alla fine, ultimissimi secondi, suona l'ultimo gong, bravo Olas, sì, ha tenuto un pochino meglio testa forse in questo ultimo round Muntean, ma era assolutamente troppo tardi, va a vincere sicuramente Olas, per cui Milano si va a prendere un sonoro 5-0, insomma la miglior differenza pugni possibile dopo questo match. Rimanete a punteggio pieno, 18 punti dopo 6 giornate, restano soltanto 4 i match persi, insomma sono davvero pochi. Poi ricordiamo, una sfida è stata vinta senza combattere da Milano, quella contro Bangkok per assenza del team, come è accaduto insomma anche per le altre squadre che avevano affrontato Bangkok nelle precedenti giornate, per cui comunque togliendo quei 5 match vinti, insomma, restano senza disputarli, restano soltanto 4 i match persi. Anche questo è un dato assolutamente importante, insomma, che corrobora la forza di questo team. La certezza è che rispetto alla scorsa stagione questa squadra è decisamente migliorata, insomma si è ben rafforzata, ma sono migliorati anche alcuni dei pugili che già c'erano un anno fa. Uno su tutti, Volkov, un anno fa era insomma un buon pugile, ma niente di più. Quest'anno ha una sicurezza addosso che l'anno scorso non aveva. Io voglio un attimo sbilanciarmi, io credo che prego volevo ascoltare eccolo la vittoria.
vittoria dunque di Olas 5-0. Prego, ovviamente. Posso sbilanciarmi dicendo che comunque questa esperienza che stiamo facendo con la WSB, ci sono 4, 5, anche 6 elementi che sono pronti già per il professionismo. E quindi credo che se si prendessero questi 5-6 atleti e si possa creare un nuovo club, una nuova società professionisti in Italia, penso ci toglieremo tantissime soddisfazioni. E insomma, staremo a vedere. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, è finita per 5-0. Brevemente il riepilogo: Volkov ha battuto Kumar nel primo match, poi nel secondo match, quello dei pesi leggeri, la vittoria di Miklos Varga, che ha ribaltato un match che sembrava quasi perso contro Divakar Prasad. Nei pesi medi, allora stiamo credo per vedere proprio brevemente gli highlights, sono gli highlights relativi all'ultimo match. Proseguo allora con quanto accaduto. Nei pesi medi, McLaughlin ha sconfitto anche lui il suo avversario, l'indiano Mandep Yangra. Nei pesi medio massimi, la vittoria di Ludovic Grugue ai punti sul croato Kalitz. Nei pesi massimi, la vittoria del polacco Olas, anche lui ai punti sul rumeno Muntean. Il match più spettacolare, Clemente, credo che sia stato sicuramente quello di Varga. Insomma, non è facile vincere un match che sembrava quasi perso. L'indiano ha accusato sicuramente un colpo dove l'arbitro non l'ha contato e l'ha continuato a martellare fino a quando non si è rialzato più. E allora congedo Clemente Russo, che ritroveremo sul ring, noi saremo dall'altra parte a bordo ring, insomma, a commentare il 22 a Los Angeles per questa sfida contro Los Angeles Matadors. Obiettivo ovviamente vincere e convincere per rimanere in corsa anche per la finale del torneo individuale, visto che sei al primo posto. E ci voglio rimanere. Direi proprio di sì. E allora stiamo per chiudere. Saluto anche Alessandro Duran, che ovviamente ritroveremo ancora e non solo a parlare di WSB. Grazie, un saluto a tutti gli appassionati di pugilato. Saluto ancora Clemente Russo, il capitano del team. Buonanotte. E saluto tutti gli appassionati di pugilato. Appuntamento al 22 gennaio per ciò che riguarda le World Series of Boxing, quando Milano sarà di scena a Los Angeles. Quest'oggi Dolce Gabbana Milano Thunder 5, Mumbai Fighters 0, e dopo 6 giornate Dolce Gabbana Milano Thunder, che comandano a punteggio pieno il gruppo A con 18 punti. Un saluto da Fabio Panchetti, è davvero tutto, abbiamo chiuso. Appuntamento alle prossime occasioni di grande pugilato, che su Sport Italia davvero non ne manca. Di nuovo un saluto a tutti.